Oggi avremo ospite un giovanissimo motociclista e siccome lui non è amante di queste verdure, queste cose dalla natura spontanee, no, mi ha detto Croci, voglio un panino con la salsiccia e io gli farò un panino con la salsiccia, perciò non credo che ci vorranno ricette, no? Lo sapete fare tutti e intanto andiamo a vedere come si fa. E ci siamo per un'altra puntata di In Cucina con Orchestra. Oggi ho un casco sul mio tavolo. È un ragazzino che è cresciuto con pane e moto. Dal quartiere San Rocco alle cucine di In Cucina con Orchestra. Lo chiamo subito, è piccolino, è piccolo ma mala caputo. Lo chiamo subito Fabiano Fiaccabrino. Tagliatelo che bello, tagliatelo. Buongiorno. Come? Saluta i nostri telespettatori. Buongiorno. Come stai? Bene. Fabio, bene. A posto? Sì, lei? Lei? Orchestra mi chiamo. Ah, sì. Abbiamo fatto colazione insieme, lei? Mi chiamavi col tuo poco fa. Comunque, Fabiano, come va? Tutto bene, Gio? Sì, sì. Oggi scuola niente? No, oggi no. No, no, oggi scuola niente. Ma sicuramente c'ha una voglia di fare scuola, però c'ha voglia di correre. E corre con la Priglia. Sport Production. Sport Production, una 250, vero? Sì. Bravo, bravo. E l'ultima gara quando è stata? L'ultima gara è stata il 9, giorno 9 e a Modena. A Modena? Quando fai camminare a tuo papà? Sai. Salutiamo a Davide? Sì. Ciao Davide, ciao Caprino. E a tua mamma non la saluti? Ciao mamma. Bravo, non volevo salutare a nulla. Comunque, sai cosa facciamo oggi? Fabiano, visto che tu mi hai detto io non mangio questo, non mangio quello, non mangio, facciamo un volone a casa Sizza. Ok. Salsiccia arrosto e un bello volone. Ta chissà da mangi, no? Sì, sì. Allora, Fabiano, ma dove ti alleni tu di solito? Dove ti alleni? A Favara e a Vittoria. Ah, Favara e a Vittoria, perché qua il cartodromo di Gela come non funziona? È chiuso. È chiuso da un sacco di tempo. Ma lo riapriamo, la riapriamo queste strutture, questi giovani si devono allenare, dove vanno? No, a Favara, a Vittoria, a Siracusa, a Palermo, a noi a Gela, non mancano fino all'occhio a picchiangere. Ma meno male che abbiamo queste pietre preziose che fanno brillare il nostro territorio. Ora la mettiamo subito a cucinare, mettiamo la salsiccia sopra, se no ci borbottia lo stomaco a Fabiano. Ritorniamo subito con Fabiano Fiaccabrino, subito. E ci risiamo sempre con Fabiano Fiaccabrino. Senti, ma questo team, come si chiama il tuo team, che non lo leggo bene? Fabi FF11. FF111, ah, ora è adesso, 111. Prima era FF11, adesso lo stiamo aggiornando e 111. 111, ma perché 11, scusa? È il giorno di compleanno di mio padre. Ah, da Davide, ho capito. Lui si è fatto il team suo col suo numero. No, no. L'ho scelto io. L'hai scelto tu. Bravo, bravo, bravo. Diamo merito ai nostri genitori e ai nostri genitori. Senti, ora tu naturalmente Grest non ne fai più. No. Non vai manco l'animatore. Te ne vai solo appresso alle ragazzine. Sicuramente avrai una bella schiera di ragazzine. Di più dietro ai motori, però. Ah, vai dietro ai motori. Ah. Per adesso sì. Avete visto che ha tagliato il pane in maniera... Santo cameraman, l'hai ripreso mentre tagliava il pane? Sì, sì. Noi ci informiamo. Ora io un minuto... Cerco di tagliare questa salsiccia, almeno si cuoce meglio, caro Fabiano. Non ci avrei sosizza da prima mattina? O no? Tu mangi tu pane a casa sosizza, certo, nelle scampagnate. Mi raccontava tuo padre, quando sale la salsiccia sopra, al nord, dice la chiamano Cogliere, la chiamano. O Pariur, e infatti la nostra salsiccia è oro. Mi diceva... Il signor
il macellaio dove compro la salsiccia io, i signori Faragi, disse, questo è un maiale intelligente, mi ha detto, un suino intelligente. Per me i suini hanno un certo termine intelligente, anche se chiamiamo porci su intelligenti. Un rire. Allora la prossima gara quando la fate? Mi dicevi il 19? Io, dove il siete? 19 a Varano, Parma. A Varano? Ma ti vedremo su qualche podio? Ci provo a salire sul podio, anche se è difficile. Però. L'importante è provarci e non ci dobbiamo arrendere, Fabiano. Bisogna essere testardi, cocciuti. Non solo testardi e cocciuti per fare arrabbiare i genitori, anche per arrivare ai nostri obiettivi. Dobbiamo perseverare, caro Fabiano. Allora, Sando Cameraman, ci siamo? Posso mettere di nuovo la salsiccia su? Sì o no? Ma che manco parla chissà? Però ride, un barra ma ride. Allora, mettiamo di nuovo la salsiccia sopra, sempre in compagnia di Fabiano. Fabiano, ma lo facciamo un appello alle istituzioni affinché possano aprire, che ti posso dire? Ecco, il cartodromo, quello sulla via Butera. Visto che tu ti alleni a Vittoria, a Favara, a Pergusa, a Siracusa, ma noi ce l'abbiamo una struttura bellissima qua vicino, pure grandissima il cartodromo, l'hai visitato? Sì, sì. Ma una struttura abbandonata. Vuoi fare un appello alle istituzioni affinché... Chiedilo, ma cortesemente lo potete aprire questo... Lo puoi dire tu, tranquillamente, con le tue parole, Fabiano, tranquillo. Se potete aprire questo... Questa struttura mi fate un immenso piacere, anche perché posso allenarmi durante la settimana senza che mio padre abbandoni il lavoro, viene più comodo allenarmi. E non solo, possiamo far avvicinare altri giovani a questo sport bellissimo. Ma tu sei coraggioso? Sì. Perché per fare questo sport bisogna avere tanto ma tanto coraggio. Ne hai coraggio, no? Certo. Ne hai fico? Certo che l'hai fico. Ma manco panisse, sciutto. Comunque, la salsiccia va. Che ti dovevo dire? Io quest'estate ti vorrei vedere qua a Gela, sul corso di Gela, che magari fai una sfilata, ci fai conoscere la tua moto, ma ne hai una sola moto? No, due. Due? No, tre. Tre? Tre. No, quattro. No, ci scordava quante moto c'ha. No, sono quattro. Allora. Ah, va, dai, quali sono queste moto? Quattro. KTM. Ah, quattro. Andura erano due, poi tre, ora quattro. Le KTM per cross. KTM cross. Che ce l'ho andata? 4,50. 4,50, hai portato tu? Sì. Buffone, disgraziato. La Priglia 125. Priglia 125, che ci fai passatelle con... No, in vista. In vista. E l'ovale e la Metra Kit 70. E bravo, sono felice. Avviciniamo più ragazzi comunque in questo sport, Sì. Fatti un... Ecco... un gruppo di giovani fatti seguire e li invogli magari con questo sport. Ritorniamo subito sempre con Fabiano Fiaccabrino. Siamo sempre con l'amico Fabiano Fiaccabrino. Allora Fabiano, che vorresti fare a Gela? Vorresti fare un evento a Gela? Vorresti organizzare qualcosa? No. Non lo so. Non lo sai. Ci pensa tuo papà all'organizzazione? Sì, quello pensa tutto il mio papà e lo staff. E lo staff. Ma una bella gara a Gela perché non la portate? Come non si può fare? Non si può fare. Cittadino non si può fare. Ma... anche se non si può fare la gara naturalmente per rientrare in alcuni circuiti, ma una sfilata di moto, di queste moto? Boh, non lo so. Ma tu sai se a Gela ci sono altri ragazzi che seguono questo sport come te? Ma nella mia età no. No. C'è come motocross un altro ragazzo, però è alla mia età, un po' più piccolo, però di velocità nessuno. Tutti gente più grande di me. Vogliamo ricordare la tua moto Aprilia 250? Sport Production. Sport Production. Beh, che nomi complicati che c'hanno queste cose.
E la tua associazione invece si chiama? ASD-FF11. ASD-FF11 di Fabiano Fiaccabrino. Ne sentirete parlare, perché è un giovane intraprendente che ha voglia di fare, eppure è un bravo ragazzino, devo dire. Non è il classico gradasso, basta esempio. Un bravo ragazzo, un esempio per tanti giovani. Sono felice per te, Davide, spero che porterai il nome Fabiano. Fabiano, Davide e papà, scusami. Ma compone, è stato subito puntualizzato. Spero che porterai il nome di Gela in atto. Noi ci contiamo, eh? Sì, ci provo a portarlo il più in alto possibile. L'importante è che ti impegni, sta tutto a te. Cambiare le tue sorti e anche le sorti della nostra città. Se metti qualcosa di bello, naturalmente, no? Sì. Dentro la pancia, ora dentro la pancia la mettiamo a sosizia con un bello volume. Vero? Ma tu mangi tutto questo mezzo volume? No, no. Ma come? Se non te lo volevi dare a Santa Camera? Se no, i miei coach mi uccido. Ah, i tuoi coach, ma li vogliamo salutare i tuoi coach? Sì. Ciao Alberto, ciao Giuseppe. Che solo va la vita. Ciao Alberto, ciao Giuseppe. Manco parla, anzi di solito dice solo sì e no. Anzi oggi qualcosa... Non sono fatto. Molto bravo a fare queste cose. A fare queste, ma cosa fai? Sulla moto sei portato, no? Ah, sì. Sa portare solo la moto questo ragazzo, signore. Ma cammina, cammina appena ci cammina, eh? Sì, però oggi sono stanco, ieri mi sono allenato tutto il giorno. È stanco, effettivamente lo vedo un po' stanco, c'hai il dente sudato. Si vede che sei stanco, proprio sei affaticato. L'acqua da bagno, vedo di sciuca. Affaticato, signorine, è affaticato. Comunque speriamo di vederti in circuiti internazionali, perché io credo che tu possa arrivare in alto, Fabiano. Ci prometti che porterai il nome di Gela sempre e comunque? Sì. Magari nel tuo stemma dove c'è la Sicilia giallo e rossa c'è il c'è, allora ho capito, bravo, c'è, è segnato Gela, però ce la scrive, perché tanti non è che lo sanno dove si trova Gela. Gela per noi è il paese più bello del mondo. Perché il nostro paese, noi ci siamo affezionati, abbiamo il mare, un mare stupendo, e avremo pure la sicizia buona con signor Paraci, che ora la degusteremo. Ritorniamo subito per gustarci questo favoloso panino, anzi un fulone, quello panino. Ritorniamo subito seduti e così ce lo gustiamo, eh? A dopo, parra, parra, sì, parra, parra, a dopo. The Drink Store di Gabriele Chetti, via Butera numero 34. Il vino aggiunge un sorriso all'amicizia ed una scintilla all'amore. Venite qua da Gabriele, che c'è il mondo che vi fa sorridere. Vini, liquori, bevande, prodotti tipici, una vera delizia. E ci siamo per l'ultimo stacco di In Cucina con Orchestra. Ci gustiamo questo panino, il classico panino da scampagnata, no? Sì. Tu te lo fai il panino, sì, caso sizza per scampagnata. Andando ti verso un pochino di aranciata nostra siciliana, perché grazie. Io di solito bevo il vino. Mattia, non è che ti posso fare vivere un vino. Cosa secondo me tu no, il vino no. Non lo assaggi? No, bravo, sono felice per te. Assaggiamo un poco d'aranciata, ma si può brindare con l'aranciata, brindiamo. Io brindo a un futuro radioso di questo ragazzo. Grazie. Fabiano. Grazie a te che sei venuto, sono stato felicissimo di averti ospite. Spero di vederti in circuiti nazionali e internazionali, Fabiano. Ma che dici, tasciamo questo panino nel frattempo, avremo come vino? Come vino, un panino caso sizza, buono, vero? Eh sì. La materia prima importante. Buono. Perché voi lo sapete come si dice? A pecora, per dire a me, è perso un morso. L'hai sentita dire mai questa cosa tu? Sì. Ah, io bevo un goccino d'aranciata, faccio finta che è vino. Buona questa aranciata, eh? Sì, sì.
prodotti siciliani, comprate prodotti siciliani, non dico italiani, ma siciliani. Questa è un'aranciata siciliana, buonissima. La salsiccia del signor Farage è buona. A chi dobbiamo ringraziare? Voglio ringraziare in primis la mia famiglia che mi sostiene con il mio sogno e poi... La famiglia è importante, ecco, ha detto una cosa bene, mi sostiene nei miei sogni, ha detto una cosa bellissima. Bravo Fabiano, poi? Tutti i miei sponsor e i miei due coach. Se non ci fossero loro, tutto questo sogno non sarebbe possibile. E ringrazio anche i miei coach che mi tengono in forma. I tuoi coach. Ma lo vuoi dire il nome e cognome di questi coach? Allora, Alberto Scicolone e l'altro so il nome Giuseppe, ma ci prendi conto. Un cognome non usare un sacriano. Allora, Alberto Scicolone. Chiama Giuseppe Coach. Ma glielo dici in diretta? Glielo dice in diretta. Non tagliamo niente, eh? Stiamo telefonando a coach. Non risponde al coach. Intanto sosteniamo veramente questi ragazzi perché sono il futuro della nostra città. E devo dire che sono orgoglioso di avere questi giovani talenti che nel frattempo lui chiama, questi giovani talenti che portano in alto il nome della nostra città. Viva Gela e viva questi talenti. Anche Fabiano. Fabiano, basta, non c'è bisogno di posso sul telefono. Ah, un secondo, sì. Un secondo, con i suoi comodi. Fai. Spera, stiamo chiamando coach. Coach, rispondi? Vabbè, Giuseppe, il cognome non lo so. Giuseppe, Alberto e Giuseppe suoi coach. Della Box 88. Come? Il nome della palestra, Box 88. Box 88, di Alberto. Di Alberto. E dobbiamo dire, sono stato felicissimo di avere a Fabiano Fiaccabrino, Fabiano, mi raccomando, in alto il nome di Gela, in bocca al lupo a te e per il tuo futuro. Grazie. Radioso. Alla prossima, Fabiano Fiaccabrino. Ciao.